Buongiorno a tutti, sono Francesco Prati di Point 7, benvenuti allo stand Point 7. Vi faccio vedere un po' le novità del 2014, partendo dalle tre vele Wave che abbiamo portato qua. Partiamo con la tre stecche, la Swag. Dall'anno scorso l'abbiamo un po' alleggerita, abbiamo chiuso la penna e un'altra cosa importante fatta in tutte le tre vele Wave: abbiamo messo la finestra centrale trasparente, questa per vedere meglio le onde in surfata. Passiamo alla vela Wave 4 stecche, la Salt. Quest'anno è cambiata molto, l'anno scorso era più una freestyle, quest'anno molto più wave, indirizzata alla wave. 4 stecche, vela leggerissima, è stata chiusa anche questa qua in penna, finestra trasparente. Misure dalla 3.6 alla 5.6 e questa qua è la nuova vela. Passiamo poi alla Sado, la Power Wave, 5 stecche, molta potenza in mano, stabilità e leggerezza. Misure dalla 4.0 alla 6.4, quindi vele anche più grandi per la Sado. Passiamo ora alla linea slalom di Point 7, partendo dalla slalom senza camber, ACX. Siamo alla quarta generazione, 4G. Questa è la vela, è stata cambiata molto rispetto all'anno scorso, molto più stabile, più leggera. La vela è stata cambiata anche molto l'outline, e dalla 5.2 fino alla 9 metri. Sarà disponibile in due colori, gialla come in foto qua e rossa come la potete vedere. Passiamo alla CK, la nostra vela con tre camber, primo camber, secondo camber, terzo camber sopra il boma. Questa vela ha fatto già molto successo, quest'anno l'abbiamo migliorata ancora di più, anche questa siamo alla quarta generazione, tasca molto larga, vela molto veloce, stabile, profilo molto ampio. È una derivata dalla nostra vela C1 che andiamo subito a vedere. Eccoci qua la C1, la nostra vela di punta di casa Point 7. Non abbiamo portato la vela 2014 che uscirà a dicembre, abbiamo qua la vela di Alberto Menegatti che proprio oggi sta l'ultimo giorno di Silt e sta lottando per il vice campione del mondo, quindi incrociamo le dita e dal prossimo anno la vela si vede in foto. Abbiamo mantenuto le misure uguali, abbiamo aggiunto la 9.9 e quindi sarà nel nuovo quiver di vele a C1. Tantissimi cambiamenti del prossimo anno. Vi posso solo dire che abbiamo nuovi camber, quindi sarà migliorata tantissimo la parte quindi della rotazione dei camber. Nuovi materiali per la penna, per la tasca all'albero, quindi ancora molto più leggera.